Pordenone è forte, bella e sicura. Giannelli si candida a sindaco proprio della città dell'Aresta Tagliamento. Per quale motivo? Mi candido a sindaco perché dopo 15 anni di opposizione, un'opposizione responsabile e attenta, ho una chiara idea di come far ripartire questa città. Questa città deve ripartire con l'apporto fondamentale del privato. Oggi il privato va dal sindaco, si prostra, chiede, ha bisogno di fare. No, io rovescerò questo rapporto. Sarà il sindaco andare dal privato e chiedergli: dimmi di cosa hai bisogno per investire a Pordenone. Senta, i cittadini che la fermano e che la incontrano per strada, che cosa le chiedono come impegno? Mi chiedono lavoro. Ma il sindaco in questo campo non può far molto, però mi chiedono più sicurezza. In questo campo il sindaco può fare molto, perché il sindaco è ufficiale di governo. Quindi come ufficiale di governo è tenuto a fare in modo che la sua popolazione abbia tutta la sicurezza di cui ha bisogno. Io, quando sarò sindaco, come ufficiale di governo chiamerò il prefetto sentirà il ministro e se serve devo poter avere l'esercito. Noi oggi abbiamo un corpo dei vigili che è anziano, sono gente molto brava, molto preparata, però non possono essere messi di nuovo per strada poliziotti, diciamo, che hanno 40, che hanno 50, 60 anni. Però andare in giro e sorvegliare la città con un paio di militari a fianco è una cosa che ai cittadini darà un senso di nuovo di sicurezza. Poi le telecamere, tutti parlano delle telecamere, però non sono più un fatto diciamo che in qualche modo può allontanare i disgraziati e i delinquenti. Sono un elemento tecnologico che ci assicurerà quelli che faranno gravi danni alla città.